Bentrovati, serie positiva che si ferma con questo pareggio imbarazzante in 10 contro 11 per, diciamocelo, una gestione. Poi l'espulsione ha fatto il resto, ma secondo me è molto discutibile della rosa, della formazione. Serve a poco far entrare Chinalidze 10 minuti dalla prima. Diventa difficile anche fare una. Come dire, dare un'opinione su quello che abbiamo visto, ma non per cattiveria, perché è stata una brutta partita, priva di idee. E il nostro consueto, prego, la nostra consueta, come dire, non è fortuna, perché Vlahovic non è fortunato, è bravo, rispetto al nostro allenatore, che dimostra spesso e volentieri di avere idee discutibili. Cambiaso sballottato, insomma, Ezio. Questo è il mio quadro molto generico, ci mancherebbe altro. Vabbè, intanto buonasera. Bentrovati, bentrovati. Buonasera a tutti. Sì, sono deluso. Sono deluso perché questa era una partita che doveva necessariamente essere vinta e che invece è stata inquinata male da una scelta di formazione sbagliata, e alla quale poi si è aggiunta l'espulsione di Milik. È evidente che in 10 contro 11 non si potesse pretendere se non qualche fiammata e l'origine di un gol per un'azione individuale su un calcio piazzato da fermo. Nella ecco, speranza di tenere duro e di non subire. Si è sempre parlato di una Juve molto solida soprattutto nel corso di queste ultime partite. Io l'ho vista abbastanza psicologicamente fragile. Sì, Dopo oggi aver era subito il dopo gol, la svolta. ha accusato il colpo e trovandosi in 10, credo che nella testa di molti di loro si è balenata l'idea di una giornata certamente storta o comunque non vincente. Ecco, ciò nonostante, perché comunque l'Empoli è una squadra assolutamente scarsa, Penultima in classifica, ecco, cioè. ciò nonostante, sì, insomma, primo tempo si era riusciti a tenere, arretrando giustamente il baricentro. Peccato che l'inferiorità non fosse solo numerica, squisitamente numerica, perché veramente, cioè, in questo momento, cioè, l'utilità di Kostic alla squadra è assolutamente pari allo zero. E io peraltro non avrei nemmeno inserito Miretti, la cui confidenza con la porta si è mangiato un gol sesquipedale alla fine del primo Ti tempo. dirò Sare cosa sare sarà, ecco, ma in campo ci vanno i sì, calciatori. certo, sarebbe stato fondamentale andare a riposo in vantaggio. E dicevo, la cui confidenza con la porta è esattamente la stessa che io con Angelina Jolie, cioè nessuna. Va bene che troviamo subito il gol in apertura di tempo. Sì, Forse avevamo l'abbiamo trovato troppo presto probabilmente. questo gol di un Vlahovic che in area di rigore Spietato, io giustamente. lo trovo la prosecuzione ideale di quello che è stato Trezeguet in anni passati. E troviamo questo gol, è chiaro che il pensiero, il primo e unico pensiero è stato, cioè, riusciremo a difenderlo fino alla fine, ma soprattutto rinunceremo a cercare di far male lo stesso limitandoci a difendere. Ecco, in quel momento secondo me sarebbe stato assolutamente opportuno portare Cambiaso a sinistra, ma non al posto di Miretti. Avrei sì tolto Miretti, ma avrei tolto anche Kostic, passando a quattro dietro, abbassando Cambiaso
e inserendo UEA da una parte e ILDIZ dall'altra parte. L'ingresso di Ealing Junior non mi è piaciuto, continuo a chiedermi a che cosa serva l'UEA, però non voglio essere ingeneroso perché in 10 contro 11, quando tu non hai la minima larvata idea di che cosa può essere un qualcosa mandato a memoria per cercare comunque di imbastire una traccia di gioco, sappiamo che non c'è, è inutile infierire, però abbiamo visto che l'ingresso tardivo, ecco, di Ildiz qualcosa Sì, avrebbe dovuto entrare prima, ha magari, subito scusami, portato. Adesso, magari nel secondo tempo. Poi non è che gli si possa chiedere di La vincere le Luna gliela partite puoi da chiedere, solo, esatto. entrando a un quarto d'ora anche meno dalla fine. Nelle prestazioni individuali di chi è rimasto in campo fino alla fine, io ritengo che siano state encomiabili quelle di Dusan Vlahovic soprattutto, e non tanto e solo per il gol, ma perché Beh, si è sbattuto parecchio di anche nel ripetere lavoro di recupero, raccordo, ragazzi, fatevi conto. non solo si è sbattuto parecchio, ma si è sbattuto con grande pulizia tecnica e con grande vigoria atletica. Devo dire che nell'ambito di questa specifica partita, l'altro, secondo me, da elogiare è sicuramente Locatelli Sì, stavolta sì. per tutto il lavoro che ha svolto e per come l'ha Non svolto. Poi una. quando piove sul bagnato, chiaramente sappiamo come funziona, tant'è che anche McKennie non è più stato al meglio di se stesso per quella Era una maledetta storta quella, storta, esatto. ecco, che si è presa Ma nel. non trovi Ezio che ci sia qualche fallo di troppo, francamente? Qualche fallo inutile, soprattutto nell'ultima parte, mi è sembrato a me. Sì, io ritengo che insomma si spendano dei falli che si dovrebbe evitare di spendere. Esattamente. Ritengo che in una situazione come quella in cui eravamo noi nella ripresa, si sarebbe dovuto cercare, ecco, forse più che la porta, la linea di fondo per guadagnare qualche calcio d'angolo Sì. che ci consentisse di produrre qualcosa. Per carità, io non voglio togliere meriti all'Empoli, però è anche vero che questo passo falso, perché è un passo falso che può essere letale Sì, nell'economia assolutamente. di un campionato che, se vedrà l'Inter vincere a Firenze, insomma sarà comunque prima con una partita in meno e Sì, con e lo scontro diretto in poi lo casa. sconto dietro, esattamente. Ce la siamo cercata e l'abbiamo trovata, perché chi cerca trova, e soprattutto quando uno trova una quadratura e delle cose che funziona, ecco, voler dimostrare di essere il genio della lampada Serve a e poco. cambiare l'ordine degli addendi, il più delle volte significa consegnarsi non solo a una brutta figura, ma in questo caso a una perdita di punti. Non c'è niente da aggiungere, mi sembra che il commento sia più che esaustivo. Abbiamo interrotto, mi permetto di aggiungere che il gioiellino il Diz è quello che dà le idee, scusa, che dà le idee a questa squadra. Come i fatti hanno dimostrato, certamente come hai detto tu, Ezio, non puoi chiedere alla Luna uno che entra a 10 minuti dal termine, sulla sua classe non si discute, sulle sue idee neanche, ma le idee vanno utilizzate al momento giusto. Questo è quanto. Iscrivetevi al canale e se volete mandarci WhatsApp fatelo naturalmente e ci vediamo Ah sì, domani, no, dobbiamo prego. ricordare che la live questa Sarà settimana. martedì, per ospiti che possono essere disponibili. Soltanto via Skype e martedì. Domani a bocce ferme ne parleremo meglio. Sì, diciamo che la serie di risultati positivi Si è continua, interrotta, si è si è interrotta. interrotta la striscia vincente e prima o dopo doveva succedere, ma non doveva succedere perdendo
perdendo punti in casa con la penultima in classifica, perché sono questi i punti che fanno perdere, questi punti persi, scusate il bisticcio di parole, che fanno perdere i campionati. È andata così, ci abbiamo sperato fino all'ultimo e purtroppo domani mattina non ci alzeremo contenti. A voi le vostre osservazioni. Ci vediamo. Aug.